Agorà Estate. Grazie Gio Maria. Grazie, io sono abituato a non parlare in pubblico, ma a stare dietro le telecamere e a lavorare da 40 anni ormai, faccio questo mestiere. Io sono particolarmente contento e anche emozionato, intanto perché in questa città ci sono nato, ci ho studiato, ho ritrovato vecchi amici, a partire dal preside Nicola Saggio, che è qua, a partire dal sindaco Mario Conoci, che è stato mio compagno di classe, ci siamo ritrovati adesso, lo ritrovo sindaco. E poi un'altra cosa importante, che ho ritrovato una persona che è stata per me particolarmente importante, l'attore Remo Girone. Faccio un piccolo spoiler perché sarà premiato tra poco. Tra le tante cose che ho fatto nella mia vita, nel mio lavoro, è stato costruire con un grande musicista, Stefano Fonzi, un concerto per voce recitante e orchestra dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Io ho scritto il testo, era un grande racconto, qui volevo raccontare, documenti alla mano, come i due giudici, Giovanni e Paolo, come li chiamavano tutti, in realtà sono stati massacrati in vita, prima che dal Tritolo, a Capaci, a via Mariano da Medio. Gio Maria Monti, per chi non lo conoscesse, è un personaggio molto, ma molto grosso, cioè una di quelle cose che valgono, cioè un'eccellenza del giornalismo sardo. Nemo profeta in patria, intanto. Perché? Ma no, intanto perché sono andato via da 82 dalla Sardegna. Io sono nato ad Arghero, ma in realtà sono cresciuto e vissuto a Villanova Monteleone, che sta a due passi da qua. Le mie radici sono qua. E a 19 anni sono andato a Roma a fare l'università, poi ci sono rimasto, poi ho cominciato a fare questo mestiere ed è un fuoco che ti porta via. Mi sono ritrovato subito dal 92 sul cratere di Capaci e poi a via Mariano da Medio, ed è stata un'esperienza traumatica e mi ha portato via col lavoro. Non è un profeta in patria, io qua, come dire, riesco, io qua torno per trovare la mia gente, per trovare le mie cose, le mie persone, i miei valori. Quando parliamo di Gio Maria Monti parliamo di uno storiografo, di un letterario, di una persona molto colta. I programmi da te, ti do del tu, chiaramente me lo consenti, sono delle cose che sono rimaste, soprattutto andando a cercare in quelle cose che in Italia hanno lasciato il segno, la mafia, gli attentati, via D'Amelio. Perché vai proprio su quello, una cosa che si è rimasta dentro, comunque ancora che si sente. Guarda, io mi sono ritrovato a fare appunto la cronaca degli attentati e poi subito dopo, come dire, a seguirli dal punto di vista politico. La cosa più affascinante, più bella, sia facendo televisione, sia scrivendo sui giornali, è raccontare il paese. E il paese lo racconti soprattutto attraverso la storia delle persone. La cosa più importante è tirare fuori, come dire, la carne viva della gente e raccontare quello. Quando ho raccontato la storia di Falcone e Borsellino, io ho raccontato la storia di due uomini notissimi, straordinari, massacrati in una maniera terrificante, un boato che ha scosso l'Italia, che ha scosso il mondo intero. Però io sono andato a raccontare un aspetto particolare di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Erano tutti amici di Giovanni e Paolo dopo la loro morte, erano tutti dalla loro parte. Non era così. Io ho raccolto i documenti, gli atti del CSM, gli articoli sui giornali, le interviste, quello che non fu detto su di loro e quello che non fu fatto contro di loro, intendendogli incarico, intendendogli qualsiasi cosa. Ecco, anche con personaggi così grandi, così enormi, così totali, andare a raccontare un aspetto delle loro storie era andare a toccare un pezzo della loro vita anche. Me ne hanno dato atto Maria Falcone, me ne ha dato atto Rita Borsellino, me ne ha dato atto Nino Caponnetto, che mi presentò il libro quando uscì nei primissimi giorni, me ne hanno dato atto tutti dopo, perché trovare dentro la storia delle persone, degli individui, la storia del paese, è la cosa che a me personalmente affascina di più. È vero, Gio Maria, che quando si parla della solitudine del magistrato è una cosa molto importante sulla quale dobbiamo riflettere. Se noi osserviamo quello che sta capitando oggi, certi magistrati che fanno il loro dovere magari sono messi in occhio del ciclone con sovraesposizione mediatiche, può essere pericoloso. È la cosa più pericolosa, lo diceva proprio Giovanni Falcone. La mafia uccide in tre tempi. Prima ti isola, poi ti delegittima e poi ti fa saltare per aria. Questa è la mafia, ma anche per gli altri. Sembra che la lezione di Falcone e Borsellino non abbia insegnato niente. Io quel libro lo scrissi esattamente per questo, perché isolare queste persone, poi sono tutti criticabili, per l'amor di Dio, sono criticabili le sentenze, sono criticabili gli atti dei magistrati, ma esporli all'udibrio, esporli all'offesa, all'insulto, l'ultima
la conosciamo bene e il magistrato GIP che ha deciso sulla capitata un cavallo da rachete, si può essere d'accordo o meno con quella vicenda, con quella storia, con quella sentenza? Poi sulle sentenze bisogna essere o meno d'accordo quando si conoscono gli atti, quando si sanno leggere le carte giudiziarie, perché questo è un paese che grazie ai social siamo tutti esperti di diritto internazionale, di diritto alla navigazione, di diritto delle costruzioni, sappiamo tutti perché è crollato il ponte Morandi, sappiamo tutti che cosa significano SAR e acque internazionali, sappiamo tutto, non è così. Fermo restando che appunto le sentenze si possono criticare come il lavoro di tutti, ma la delegittimazione, l'offesa, l'insulto, l'esposizione al pubblico ludibrio è una cosa intollerabile, anche perché questo paese, come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nella loro storia insegnano, ha pagato col sangue questo tema, in maniera durissima. Una domanda scontata per concludere. Che cosa non ti piace di questa società, in questo ventunesimo secolo? E cosa è che cambieresti oppure toglieresti? La perdita della memoria. È impressionante, ma nell'epoca dei social, nell'epoca di internet, nell'epoca in cui tutto è a disposizione, la memoria è a disposizione, la memoria viene cancellata. Noi non ricordiamo quello che siamo stati noi, non ricordiamo quello che abbiamo fatto e quello che abbiamo subito. E non ricordarlo significa riviverlo spesso. Quello che è accaduto, proprio perché è accaduto, come diceva Primo Levi, può accadere ancora. Io di questo secolo, di questa contemporaneità, quello che mi fa orrore, quello che mi irrita, è esattamente la perdita della memoria. Se tutti noi ricordassimo da dove veniamo, che cosa siamo, forse potremmo capire meglio intanto chi ci sta vicino e poi dove cavolo vuole andare questo paese, perché ancora non l'ha capito.